Siamo in vacanza a Leros, piccola isola greca del Dodecaneso. Dopo un paio di giorni di relax in spiaggia, decidiamo di andare a vedere la situazione dei numerosi migranti detenuti o residenti nel centro per rifugiati dell'isola, Alakki, il paese portuale che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitava la flotta italiana. Con il nostro scooter ci avviciniamo al campo, che si trova all'interno dell'ex ospedale psichiatrico dell'isola, che durante l'occupazione italiana era una base militare. Volevamo solo dare un'occhiata da fuori, ma incredibilmente era tutto aperto e siamo entrati senza accorgercene dentro la grande struttura ospedaliera. L'edificio principale è molto grande, all'interno, dalle finestre, scorgiamo alcune persone. La maggior parte però vivono al di fuori, nei piccoli container situati di fronte all'entrata. Facciamo un paio di foto, tra cui quella della porta principale, con una grande scritta in spray rosso che dice "Not entry, danger". A un certo punto una voce dalla finestra ci dice "Hey, hello, come in". Entriamo. È il classico ospedale psichiatrico del Novecento, soffitti altissimi, finestroni grandi, una mega scalinata con le grate. Oh, ci accoglie, è un ragazzo del Kuwait, 25 anni circa. Ci porta nella stanza del suo gruppo, tutti iracheni o kuwaitiani, tranne un somalo seduto un po' in disparte. Stanno fumando il narghilè. La stanza è fatiscente, ci sono quattro letti dell'ex ospedale con le ruote e due armadietti con scritte in arabo del Corano. I ragazzi sono simpatici, solo un paio parlano in inglese. Tre vogliono andare in Gran Bretagna, uno in Germania, uno in Francia, il somalo in Belgio. Il motivo è che hanno dei parenti o dei conoscenti che li ospiterebbero e li aiuterebbero a inserirsi. Raccontano che hanno pagato 1500 euro per venire dalla Turchia, con una barca di fortuna. Sono sbarcati su un'isola vicina e sono stati portati qua. Hanno quasi tutti i documenti di rifugiato, ma non possono andare dove vogliono, perché non hanno più soldi. Si fanno mandare da casa qualche aiuto per comprare qualcosa al supermercato, oppure mangiano il cibo del campo. Ci offrono, come da tradizione, il chai, il tè. Lo beviamo ascoltando le loro storie e parlando di calcio e della loro vita quotidiana. Uno di loro, chef, è il cuoco. Ci mostra la foto di alcuni piatti che prepara. Gli amici lo prendono in giro per la pancia. Dopo il tè, chef e O ci guidano per il grande edificio. Vediamo nell'ordine la zona dei somali, composta da tre stanze con all'interno alcune piccole tende, diverse stanze piene di plastica e rifiuti vari, tra cui bottiglie con liquido giallo, presumibilmente urina. La palestra, dove ingegnosamente uno dei ragazzi, che in patria lavora in un fitness center, aveva attaccato dei recipienti di acqua a un bilanciere per fare pesi. Alcune zone non utilizzate, una stanza con due ragazzini palestinesi di Gaza, una specie di cucina composta da una griglia e il muro annerito dal fuoco. Infine, al piano più alto, il rooftop, anch'esso pieno di rifiuti ma con una bella vista del mare e dei container al di fuori della struttura. In quel momento vediamo in lontananza un assembramento e sentiamo dei cori da manifestazione. Ci spiegano che sono i profughi siriani che protestano contro la decisione di essere mandati in Turchia da Erdogan. Dopo essere scesi, incontriamo alcuni di loro che spiegano che hanno paura che Erdogan li mandi a combattere in Libia. In Siria non possono tornare perché Assad li farebbe fuori, dicono. Un ragazzo ci mostra il figlio con alcune ferite al piede, causate da animaletti che vivono nell'ospedale, dicendo che viene continuamente rimandata all'infinito la loro richiesta di cure. Decliniamo l'invito dei siriani a bere un caffè, perché già sazi del tè degli iracheni. Promettiamo loro di ritornare un altro giorno. Usciamo. È stata un'esperienza molto forte, vedere la misera vita quotidiana di queste persone, in gran parte giovani, in cerca di una vita migliore. O rifugiati che non possono tornare nella loro patria per motivi politici, ci fa riflettere sulle contraddizioni di questo periodo storico e ci rende visibili esseri umani in carne e ossa, con i loro sogni, le loro speranze e il loro duro presente.